Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Metro Exodus. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi zona desertica. Ho fatto una piccola modifica che è stato togliere il mirino a questo fucile ad aria compressa, perché era il mirino a visione notturna, quindi a noi al momento non serve, ok. Sì, non avevo visto in realtà la descrizione, poi una volta che l'abbiamo provato ci siamo accorti che effettivamente era a visione notturna, quindi l'ho tolto. E direi di andare appunto verso la nostra missione. Vedi quell'edificio con l'antenna? L'auto è andata in quella direzione. Ma fa attenzione là fuori. Non sappiamo cosa aspettarci dalla gente del posto. Allora, aspetta, fatemi vedere un attimo una cosa. Rimettiamo le munizioni normali perché quelle incendiarie al momento non mi sembra il caso. Perché questo in realtà lo possiamo utilizzare anche volendo. Con un accenno di stealth, che poi il nostro stealth non vada a buon fine, questo è un altro discorso. Cos'è sto? Ma sono i ceppetti che si sono attaccati, guardate al braccio. Ok. E anche questa zona desertica sembra fatta veramente molto ma molto bene. Stilisticamente spettacolare. Poi noi continuiamo ad andare per il momento verso quella che è la zona indicata dall'obiettivo, e che è appunto quella torre lì in fondo. Questi qua non so se ci attaccano, se li possiamo evitare. Ecco, questi ci attaccano sicuro. Ah, pure. Sì, guardate là. Si avvicina. Che spettacolo. Beh, io spippolo anche un po' in giro. Ecco, adesso abbiamo trovato sta casupola qua. Vediamo un attimino. Ok. Allora, questi li raccogliamo. Questa. Facciamo una prova, scusate. Ah, è a colpo singolo. Oddio, colpo singolo no, però nelle fasi più concitate potrebbe essere un po' problematica. Guarda, ridammi la mia. I pezzi li abbiamo ripresi di questa? Boh. Nient'altro? Sembra di no. Aspetta, ci siamo incastrati. Allora, c'era un camion pieno di zoccola. Dai. L'avevamo visto prima, ma allo stesso tempo vorrei comunque capire un attimino se possiamo recuperare anche qualcosa, perché come detto nelle zone qui. Questo tipo. Scusi, no, che fa? Scalcia? Stia fermo. Un po' di munizioni ce le aveva. Lì intanto si sta avvicinando la tempesta. Qua ci stanno un sacco di bestie incazzose. E in realtà ci sarebbe anche questa di. No, non serve a niente. Giusto un'indicazione, ok. Allora, fatemi vedere pure qua dentro. Si inizia ad alzare la tempesta. Aspetta, accendiamo la luce che qua non si vede niente. Aspetta. Ok. Qua non ci sia niente. Si entra qua. Yes. Ah, aperto addirittura quello là, vabbè. Allora. Sì, magari in queste fasi un po' più open world, un po' di. Un po'
dettagli un po' e un po', nel senso, qua usciranno bestie, presumo, sì. Vi faccio vedere comunque anche un po' di esplorazione. Qualcosina probabilmente ve la taglio, un po' qua, un po' là, per andare a bilanciare quello che è esplora... Oh merda. Ricarica. Ah, niente, abbiamo finito pure i colpi. Che vuoi ricaricare? Allora, aspetta. Ce l'ha segnato dove? Devo trovare quell'agente qua. È arrivato un cazzo di treno! Mi ricevete, cazzo! Allora, questo... mettiamoci la maschera antigas. Per quanto adesso... Il problema non sia il gas, ma la sabbia. Merda. Sventagliata. Comunque l'effetto, il sound è veramente molto ma molto curato. Tantissimo quando si spara, appunto, perché sentite come varia da zona a zona, quando siamo all'aperto, l'eco, quando siamo al chiuso, sempre un po' di rimbombo, però fatto in modo giustamente studiato. Qua? No, qua sopra non si va. E... io provo a vedere un po' in ogni dove per capire un attimino. Si sono morti, sì. Abbracciati alla colonna, ma sono morti, sì. Quelli no. Aspetta. Ancora vivo sto bastardo. Te tirano pure mattonate, guarda un po'. Qua c'è niente. Uno ci prova, uno ci prova. Allora, stavano cercando di attaccare questa porta, quindi non so se ci sarà qualcuno dentro. Nel dubbio noi accendiamo anche il fuocherello. Niente da raccattare? No, sembra di no. Ok. Cosa stavano cercando questi qua? Vabbè, a parte le scale, volevano salire, vediamo. Allora, di là. Andiamo un attimo. Che se c'è tutta questa zona aperta. E soprattutto sembra... Aia. Oh, ma che stai fuori? Hai fatto un errore a venire qui. Delinquente. Aia. Mi arrendo. Non l'abbiamo ammazzato, l'abbiamo stonato. Ah, forse questo ci serve. Aspetta. Non mi vedi, però mi senti, no? Stai a sentire, schiaffettate. Prima di scendere, scusate. Quest'arma... tanto per vedere un po' com'è. Ok, ci potrebbe piacere.
Il fatto è che ti fa portare per forza quel cazzo di coso a pallini, perché se no io quello a pallini lo andrei ben volentieri a togliere. Ma... Ah no, forse adesso l'ha lasciato, sì, perché prima quando provavo a cambiare armi... Aspetta! No, non è vero, non ha tolto il... La cappa. Vabbè, ma tutti qua mo dovete venire? È finita la tempesta però, quindi mi sa che me la posso pure togliere la maschera. Oh merda. Kaiser, si è bloccato il mondo. Ok, ricaricato perché il gioco era crashato malamente. Oppela. Oh, mi avete portato sfiga, che l'altra sera in live mi stavate dicendo: ma te, mi hai crashato Metro Exodus? No, no, onestamente no. Non che mi ricordi. Ebbene, adesso sì. Oh, mi scusi. Comunque, il pompazza là l'ho preso, dai, anche per cambiare un pochino. Scusa, ma prima di riscendere, io vorrei dare un'occhiata qua, anche se non so se... Questi arrivano a oltranza. Ho idea a sto punto di sì. Tanto non c'è niente da prendere. Quindi facciamo che, se non mi si blocca il personaggio tra le rovine, sedamo. Sedamo. Vai, vai così. Ok. Adesso mi sa che... Possiamo... Sì, era la chiave questa qua. Cioè la chiave, la maniglia in realtà, che fungeva anche da chiave. Per quello non riuscivamo a fare una cippa. Ma la finiamo? Ma scusate. No, la maniglia. Ripigliati la maniglia. Bravo. Ok. Dai, è così. Oh. Mi serve una mano per venire fuori. No. Forza allora. Grazie, caro. Pare che non ci sia modo di scambiare due parole con i proprietari del furgone, no? Peccato siano così silenziosi. Si poteva Il anche furgone entrare di però è qua, grandioso. comunque. Non sono solo quattro C'era ruote, necessità, ma però. anche un rifugio mobile in caso di tempesta. Direi Oddio. che pare fatto apposta per la tua prossima missione. Sì, ma Dovrai non... guidare un po'. Non funziona Mentre alla tu grande. giocavi con la sabbia, io ho trovato delle antenne e il centro di comunicazione dovrebbe averne. Credo sia in quel faro. Vai a dare un'occhiata. È un faro davvero enorme, non potrai non notarlo. Io devo finire di perlustrare Ok. l'area. Una volta finito, credo che ti raggiungerò lì. Va A bene. dopo. Quindi andiamo con la motoretta. Fatemi vedere dov'è sto faro. Ah, eh sì, dobbiamo fare una bella strada. Una gran bella strada. Quindi direi di sì. Avviarci con il nostro macinino. La nostra maniglia tecnico-tattica. Ok, guarda qua che volante sportiveggiante. Tutto pure la rima. Ah no, però era anche la chiave, ok. Era tutto. Accelera, frena e usciamo. Allora, fatemi vedere, dobbiamo proseguire Affrontate qua. tutti! Il barone sta per parlare! Affrontate tutti! Parla il barone! Signori, sono venuto a sapere che un gruppo che viaggia sul treno ha invaso il nostro territorio. Secondo me conviene seguire Perché la per quanto mi strada, sì. ricordo abbiamo sempre insegnato ai nostri vicini che azioni come questa sono delle Questi nuovi arrivati sembrano sicuri di In ogni caso dobbiamo scoprire chi sono e cosa vogliono. Chiamerò le persone di cui ho bisogno separatamente. Gli Tutto altri bene? preparino le auto. Le armi e gli schiavi da combattimento. Presto potremmo averne.
C'è stato un investimento. Vabbè, poi capiremo anche che il barone penso sia quello della zona un po' incazzoso. C'erano un po' di robe da recuperare. Ma penso di sì, perché comunque nelle zone così aperte c'è sempre da spippolare un po' qua e un po' là, cosa che onestamente un pochino farei, magari senza perderci 18.000 ore, però sai com'è, ste zone così, qua probabilmente è un, non so, un lago prosciugato, un qualcosa del genere, ci sono tutte ste barche, quindi, no, scendi. E niente, non scende. Vabbè, non scendiamo. Non lo so, non ci vuole far scendere. Qua? Ok, evidentemente lì non gli piaceva. Vabbè, là non ci andiamo. Vediamo qua se c'è qualcosa. Come? Guarda. Ma perché non li prende? Allora, qualche volta però c'è da dire anche che liscia il bersaglio. Il problema è che in realtà c'era anche, abbiamo visto anche nei Redux Metro 2033 e la Slight Redux, ogni tanto c'era qualche cileccata da panico. Anche se effettivamente, cioè, li andavi a beccare, non è che non li beccavi, però ogni tanto qualche problematica. Ah, guarda là. Quello è il faro. Però fighissimo, signore. Cioè, veramente spettacolare anche l'area desertica. Per quanto ora spippolare tra tutte queste barchette famo notte. Però riprendiamo il nostro van. E via, più sportiveggiati che mai, signori. Più sportiveggiati che mai. Affonda, dai. Cioè, abbiamo il clacson, no? E questa è una grave mancanza, però. Clacson ci voleva. Vediamo un attimino. Magari ci proviamo a fermare. Qua stiamo entrando in una zona dove presumibilmente è meglio non andare, no? Ce l'ha segnato come zona di nemici, ok. Però se zona di nemici ci sarà anche qualcosa da recuperare. Ah, nemici. Questi non sono nemici, questi sono lavoratori però. O sono nemici? No. Sono schiavi. Strano. Non conosco questo Mirza. Nuovo Mirza. Ma volete, cioè, vi posso liberare? Vi devo liberare? Perché tu, Mirza? Io non conosco te, no. Vieni a controllare noi, sì? Te? Vieni dal barone, dalla torre, sì? Sì, sì. Perdona, Mirza, io, stupido schiavo, non so niente. Ti perdono, dai. Padrone è là sopra, sì. Padrone sa tutto, sì. Sì, sì. Vabbè, controllo, io faccio il mio lavoro. Rubo cose, quindi. Qua c'è un'arma. No, non è vero, sembrava contenere un'arma prepotente, invece no. E oh, facciamoci un giro, che vedevo di. Ci stiamo. Tu dai la vita. Ok. Allora, diario dell'ufficiale. Così, appena prima che salpiamo mi dice: tieni d'occhio il container numero 406. Una spedizione speciale per chi sei tu. C'è in gioco la tua testa. La mia testa. Cosa cazzo dovrei fare adesso? Nella notte si sono interrotte tutte le comunicazioni. È arrivato anche un tempo di merda. Il vento del nord era così forte che mi stavo per cagare addosso. In tutta la mia vita non ho mai visto delle onde così alte in questa pozzanghera. Il rollio era così forte che alcuni dei container, compreso il numero 406, si sono staccati e sono caduti fuori bordo, portandosi dietro due membri dell'equipaggio. E come fa a essere colpa mia? Cos'è? Dovevo fermarli a mani nude? Mi sono appuntato le coordinate, ho fatto tutto il possibile. Se ci tengono tanto a quella spedizione,
missione che se la ripeschino dal fondale. E dove te le sei segnate ste coordinate, brutto bastardo? Quindi questo è quando c'era ancora acqua in questa zona. Quindi container 406. E non credo che ce l'abbia segnate le coordinate, no? Probabilmente dovremmo cercare noi altri diari. Chi ha fatto entrare? Oh, devi stare calmo, eh. Padrone, non aspettate. Vai via. Ma non rompere i coglioni. E state zitto. Mi sa che qua scatta la rissa, mo, eh. Scatta la rissa qua. E vorrei trovare altre informazioni al riguardo. Aspetta. Ehi, ai delinquenti dobbiamo stare attenti. Eccolo. No. Ma io ho sempre avuto i coltelli. Perché adesso c'era questa? Cioè, signori, non si fa così. Cioè, io ho sempre avuto il coltello attrezzato. Mo' me metti a molotov, dai. Non si fa così, dai. Questa è cattiveria. Cioè, noi vogliamo pure fare cose stealth, però tu non ce le vuoi far fare. E mi scusi, dai. Questo è veramente molto, molto cattivo come... Sei libero, sei libero. Se vuoi ti do un fucile se mi ammazzi un po' di nemici. Aia. Aspetta, vai. Non sono un intruso, sono un visitatore. Dove vai? Ma vieni qua, dai, che devo raccogliere queste cose. Non è che posso stare dietro a te, eh. Vabbè. Se troviamo le coordinate del container 406 è possibile che troviamo qualcosa di utile. Perché ha detto che contiene cose molto importanti per tu sei chi, quindi molto importanti. Certo, c'è da dire che... non credo sarà easy trovare tutto, però. Eccolo lì, gente! Non spara. Non morirò. Allora state zitto. No, vabbè, quando possiamo evitare morti lo facciamo. Eventualmente. Se ci capita, non è che stai a guardare il capello. Allora, ecco. Pacchettino. Lettera del capo. Con questa lettera io, Arsène Mustafin, dichiaro a te, una carogna che si fa chiamare il barone, che sono io il capo della mia gente, non uno sporco traditore nominato da te. A nome di tutte le persone del Libero Canyon ti dico che non saremo più spaventati da te e che non ci sottometteremo neanche ai tuoi scagnozzi. Ne abbiamo abbastanza, non tollereremo di essere radunati come bestiame, lasciando che i nostri giovani e le nostre donne siano ridotti in schiavitù. Non accetteremo per niente... più niente di questo. Imbracceremo le armi per scacciare i tuoi cani e vi uccideremo tutti. Sarete voi ad avere paura di noi, perché ci battiamo per la libertà e moriremo tutti per la libertà se sarà necessario. E non ci serve neanche la vostra sacra fiamma, proprio no. Andatevene da casa nostra, perché noi non abbiamo mai invaso la vostra. Presidente di tutta la libera gente del Canyon, ok. E va bene, però a parte la gente del Canyon qua, noi... qua prendiamo le cose che poi andremo a riutilizzare. Questo mitraglione non mi convince. E... a posto così? Proviamo a salire ancora più su? Andiamo, va. Anzi, aspettate, aspettate. Fatemi vedere un attimo. No, in realtà volevo vedere sto caschetto, no, però. Non ce lo possiamo portare. Allora. C'è da dire che abbiamo raccattato veramente tante risorse, eh? Questa è una cosa molto ma molto positiva. Probabilmente il video sta uscendo un po' lunghetto, non lo so. Ho fatto un po' di tagli qua e là. Attenzione, abbiamo trovato anche un qualcosa che non so cosa sia, ma poi lo vedremo. Qua si sale ancora.
Allora, prima di salire ancora, però fatemi vedere qua fuori se c'è qualcosa. Poi eventualmente risaliamo là. No, piano quando parte di corsa, così come se non ci fosse un domani. È preoccupante. Si rischia di schiantarsi. Da altezze non da poco, quindi occhio. Questa è la zona da sentinella, presumo. E va bene, proviamo a salire da qua dove stavamo andando prima. Magari ci sarà qualcosa di interessante. A parte il tavolo da lavoro, in realtà, ok. Allora, vediamo un pochino. Prima di tutto di farci un altro po' di filtri. Un medikit lo facciamo. Munizioni, possiamo fare queste qui che in realtà non usiamo. Ok, queste vabbè un pochino le facciamo, dai. Coltello, poi armi. Puliamo questa. Puliamo e raggiustiamo la maschera. E montiamo qua questo. Cos'è? Rilevatore di movimento. Non è male, però mi toglie la bussola. Sapete che io preferisco la bussola, onestamente. Lasciamo la bussola. Puliamo anche questa e puliamo anche questa. Poi a questo ci possiamo agganciare. Oh, così. Questo più colpi ci sta. E questo sta a posto così. Va bene. Abbiamo aggiunto un po' di cosette. Siamo attrezzati. Questo che è un cecchino. Cazzo. Oddio, però. Ma qua è difficile scegliere, maledetti. Se io potessi lasciare sta merda di coso qua sotto, che non riesco a capire perché non me lo sostituisce a quello. Niente, sto... sta cacata è obbligatoria qua da portarsi. Sì. No, il cecchino no, però, dai. Per carità, è figo e tutto, però... ah, tra l'altro deriva da quello là che avevamo prima. Cioè, che avevamo anche trovato. Però, come detto, ragazzi, preferirei... a parte che ci andavano poche munizioni, quindi ne avevamo poche. Figo sarà figo, ma... senta, io se volessi riscendere, come dovrei fare tutto il bordello, ci sta la possibilità di fare qualcosa di più sportiveggiante. A parte che tra poco penso che ci salutiamo, perché nonostante i tagli presumo che il video... è andato per le lunghe. Vabbè, lo riprende pian piano la salute, dai. Non è successo niente. Niente, là non ho capito perché non continua a correre paurosamente quando si avvia là. Tu uccidi, padrone. Non ridati. C'ha la fiamma di furia. Sì, vabbè, ce la segniamo sta cosa della fiamma, buon uomo. Damo, se va, riprendiamo il nostro viaggio. Allora. Mazza e sole, però. Non si vede niente, assolutamente niente. Ci abbiamo il parasole, no, eh? Aspetta, mi fermo un attimo all'ombra. Dobbiamo farci fuggire
Ok, io sto andando al faro, quindi. È giusto? Fatemi rivedere, magari ha aggiornato la mappa. È giusto. Poi dovrebbero essere più morbide queste cose. Strano però che non abbiamo ancora trovato un luogo dove appisolarci, cioè dove dormire un pochino. È possibile? C'è tutta sta strada. Di solito è dove c'è il banco da lavoro, però lì c'era il banco da lavoro, ma non... Qua c'è un allarme che noi andiamo a scatastare. Forse è questo? Accendi questo. Ah, sì, perfetto, perfetto, grande. Mi sembrava strano non avessimo trovato niente. Qua però non c'è, credo, il banco da lavoro. Che va pure bene, accendiamo tutto, c'è pure la televisione. Ok, ok. Va bene, va bene. Ragazzi, a questo punto direi quasi di salutarci qui con questo episodio di Metro Exodus. Probabilmente vi avrò fatto un po' di tagli, un po' di... non so quanto sarà uscito lungo il video, ma siccome stiamo andando nella zona... Qua possiamo fare dei fanghi. Sto andando nella zona della missione, quindi... onde evitare di fare veramente video di 6 ore e mezza, anche perché è molto ma molto infognante. Come detto, direi di salutarci qui con questo episodio. Voi come sempre seguitemi su Instagram, su Twitch per le live, sul secondo canale ve le riporto. E qua sopra posso fare da vedetta? No, non serve una sega sta cosa. Vabbè ragazzi, ci vediamo alla prossima allora con Metro Exodus. Saluto a tutti da quel tale Ale.